Tonino De Paulis, il vicepresidente del centro turistico del Gran Sasso, nel suo intervento qui nel laboratorio del Gran Sasso, nel convegno, ecco, chiaramente in questo periodo tutti quanti si fanno delle domande sulla funivia del Gran Sasso. Ci può dire com'è la situazione? Come dicevo nell'intervento al convegno, sarà il sindaco la settimana prossima, nel corso di una conferenza stampa, a dare informazioni precise. Quello che posso dire è che si sta lavorando anche in queste ore, ci sono riunioni in varie, al Ministero e in altre città, per consentire la riapertura della funivia per Natale o comunque all'inizio di gennaio massimo. I lavori stanno andando avanti bene, speriamo che nei prossimi giorni arriverà la ditta che comincerà fisicamente a fare i lavori di revisione e di ammodernamento come previsti dal protocollo. Ecco, mi pare che anche per quanto riguarda la privatizzazione della funivia c'è un qualche novità. Cioè è stato... Sì, nel senso che noi abbiamo preparato il bando, così come ci aveva detto il sindaco, per vendere l'intera proprietà del centro turistico e quindi la funivia, gli impianti, un territorio vasto di 1400 ettari, eccetera. Però nel corso di questo primo confronto ci si è resi conto che forse quello della vendita delle azioni alla fine toglie al comune un peso, però mette in difficoltà questo comprensorio, perché è forse molto più utile per il futuro fare in modo che il comune comunque rimanga proprietario di questi beni e che invece venga dato attraverso un bando, quindi al privato, la gestione per un periodo di 30-40 anni di tutti gli impianti. Questo consentirà al comune di intervenire e fare nuovi impianti, questo che è uno del volano dello sviluppo, passa attraverso queste nuove infrastrutture. E secondo lei ci sono degli imprenditori interessati a questo discorso? Sì, c'è attenzione, quindi sicuramente ci saranno imprenditori che verranno, c'è stato già, come dicevamo, questa proposta per quanto riguarda un project che poi il Comune non ha potuto accettare perché su un finanziamento di 150 milioni era previsto una richiesta di fondi FAS di 67 che la Regione non è stata in grado di assumersi come possibilità di finanziamento e non potevamo farlo lasciare sulle spalle del Comune obiettivamente, quindi questo più qualche problema sulla gestione della funivia, più la mancanza di rischio d'impresa perché non era prevista in questa cosa, hanno fatto in modo che il Comune non poteva accettare questa proposta. Però come indicazione la messa nel piano triennale, quindi speriamo che arrivi un altro operatore con una proposta, diciamo, più fattibile, sicuramente il Comune l'accetterà. Ecco, con la proposta che era stata fatta praticamente c'era il pericolo che la funivia diventasse come la metropolitana dell'Aquila? Tutti gli impianti, nel senso che se 67 milioni gravano sul Comune, sappiamo come sta il Comune, ora non era giusto che lasciamo sulle spalle del Comune e quindi dei cittadini un altro impegno così gravoso, ecco perché è stato detto di no, quindi mi sembra molto onesta la cosa. Grazie. Prego.